kiss for you. Grey's Anatomy torna sullo schermo, ecco quali saranno le novità Namfung Daily. Dove eravamo rimasti prima della pausa invernale? Anticipazioni della puntata 14x09. Fan di tutto il mondo, l'attesa è finita, Grey's Anatomy tornerà in TV il 18 gennaio sull'emittente americana ABC, ecco il primo video. Purtroppo noi fan italiani dovremo attendere il giorno successivo per poter vedere la puntata in streaming, ma indubbiamente ne varrà la pena. La cara vecchia cancelletto Shonda sicuramente non ci lascerà a corto di colpi di scena, arrabbiature, lacrime e, speriamo, un nuovo amore per la nostra Meredith. Prima di lanciarvi qualche anticipazione però, facciamo un passo indietro. Episodio 14x08 Out of Nowhere. La prima parte della 14esima stagione di Cancelletto Grey's Anatomy ci ha lasciato con il fiato sospeso nel vero senso della parola, in perfetto stile Shonda. Il Seattle Grace è stato preso d'assalto da un gruppo di hacker che ha mandato in tilt tutti i dispositivi elettronici. Scontro tra titani tra la Bailey intenzionata a pagare la somma richiesta dagli hacker per poter curare i suoi pazienti al più presto e FB che spinge per non cedere. Alex Karev, a causa del blackout, non riesce a capire quali farmaci deve somministrare al piccolo Frankie e la doppia dose di un farmaco potrebbe risultargli fatale. Meredith finalmente ha il suo riscatto, il premio Harper Avery. Decide di non presenziare la cerimonia per salvare la vita a un suo paziente, sarà Jackson a ritirare per lei il premio e a far per il discorso di ringraziamento. Momento toccante per chi segue da sempre la serie. Avery ricorda quanto sia stata travagliata la vita di Meredith, quanto abbia sofferto per la perdita delle persone a lei più care, la madre, la dottoressa Alice Gray, la sorella Lexie e l'amore della sua vita, Derek Shepherd. Ha trasformato il dolore in forza, determinazione, fino a raggiungere l'ambito premio. Il punto di massima commozione lo si raggiunge quando alla fine del discorso, Meredith alza lo sguardo e tra la folla vede sua madre che, orgogliosa, la applaude. Ma le emozioni non sono ancora finite. Negli ultimi minuti del mid-season finale arriva il colpo di scena, l'incontro tra Joe e Paul, il suo ex marito. L'espressione della ragazza è la stessa che avevano gli spettatori in quel momento. La scena si chiude così ed è proprio da qui che riprenderà l'episodio 14x09. Le novità della seconda parte della stagione. Dopo aver affrontato argomenti difficili come le unioni civili tra gay, l'abbandono familiare da parte dei genitori, le battaglie coniugali per la custodia filiare, Grace torna alla carica con un altro tema delicato ma, oggi più che mai, attuale, la violenza domestica. Come sappiamo, la cara Jo Vison, il cui vero nome è Brooke, ha dovuto lasciare il suo paese d'origine e cambiare identità per scappare dal marito violento, Paul Stadler. In questa nuova parte di Grace sapremo cosa succederà tra i due coniugi e in che modo gli sceneggiatori decideranno di sviluppare il plot. Krista Vernoff, in un'intervista di qualche tempo fa, ha dichiarato: affronteremo il tema delle violenze domestiche nelle prossime puntate. La mia speranza è che le donne che seguono la serie traggano forza e ispirazione da questa storia. Sono molto felice di questa storia e del lavoro che ne stiamo facendo. Si vocifera addirittura un nuovo amore per la nostra Meredith. Dopo l'addio a Martin Riggs, video, forse la nostra dottoressa riuscirà a trovare la sua felicità anche in ambito amoroso. Ovviamente nessuno sarà mai paragonabile all'amore della sua vita, ma i produttori vogliono fare capire alle persone che, anche dopo una perdita così importante, si può rinascere e tornare ad amare di nuovo. Che dire, non ci resta che aspettare il 18 gennaio. Hey,
Take a body's high.